macchinine sono a posto, i giochi in scatola, mi raccomando che siamo gli sgoccioli, Bentornati a tutti a casa di Babbo Natale. Se sentite la mia voce preoccupata, c'è un motivo. Perché oggi stavamo aspettando il nostro amico Giuliano Orci di San Filippo sul Cesano e non abbiamo più sue notizie. Tutti gli elfi sono andati a cercarlo, preoccupati, perché ha intrapreso un viaggio pericolosissimo in mezzo alle nevi delle nostre città. Lui che viene dalla ridente regione delle Marche. Siamo molto preoccupati. Giuliano, dacci un segnale, ti prego, facci capire che non ti è successo niente. Poi oltretutto noi ti aspettiamo perché avevi detto che ci portavi un'altra bella scultura. Siccome tutti i bambini che chiamano dicono che fanno il presepe più bello del nostro, con le tue sculture noi facciamo un passo in avanti, no? Giuliano, mi raccomando, volevo salutare, poi era una puntata proprio su San Filippo al Cesano, c'è un sacco di gente che ci guarda, volevo salutare Silvia e le sue figlie Elena ed Emily. Poi a Monte Porzio saluto sempre Silvia con Elia e Matilde. A San Filippo sul Cesano Loretta con le figlie Giulia e Gemma. Chiara di 7 anni di San Lorenzo in Campo. Penso di aver salutato tutte le persone che dovevo salutare. Avrei piacere di mostrarvi dei disegni che ci mandano i nostri amici, i miei amici. Marilisa. Sono disegni semplici ma pieni di amore. Guardate, guardate queste creazioni. Christian che mi aspetta. Bianca. Poi vorrei leggervi questa letterina. Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei soldi per la danza, la pace in tutto il mondo e che nessuno venga più ucciso. Questo è tutto quello che vorrei, grazie. Noi cercheremo, è un discorso molto complesso, però il fatto che voi ci pensate, noi siamo contenti. Pronto, casa di Babbo Natale, con chi parlo? Con Eugenia. Con? Eugenia. Eugenia? Sì. Da dove chiami? Da Loretta. Eugenia, c'è il volume della televisione un po' alto per caso? No. Ah. Abbassato. Da dove chiami? Da Marotta. Ah, da Marotta, Marotta. Marotta, Marotta sulla costa adriatica, giusto? Sì. C'avete il mare lì, bello, mi dicono. Sì. Quanti anni hai, Eugenia? 5. E al mare ci vai? No. Non ci vai, ma ti piacerebbe andarci? Perché gli elfi mi dicono sempre vogliamo andare al mare. Ma non è semplice perché siamo tanti, Qui non si vede, ma noi qui abbiamo gli stabilimenti dove facciamo i giocattoli. Ci perdiamo delle volte, ci perdiamo. Cosa fai, la scuola materna? Sì. E hai preparato qualcosa all'asilo, alla scuola materna per queste feste? Non ti sento bene. Pronto? Pronto, parla. Eugenia. Parla. Da sentire, vogliamo giocare? Sì. Adesso facciamo il gioco, ti faccio una domanda. Per una bambina di 5 anni, quindi facciamo una domanda semplice. Pronto? Ecco. Che sport è? Una palla. Calcio. Bravissima! Bravissima!
Allora, l'emittente che trasmette la diretta della trasmissione via satellite da Rovaniemi a Fano mi ha detto di dire che quando capitate lì potete richiedere questi bei gadget, diciamo, sono dei portachiavi semplici ma pieni di colori e pieni d'amore. Quando passate nell'emittente dice: io ho giocato con Babbo Natale e devo ricevere. Va bene? Eugenia, hai fatto l'albero a casa? Sì. È più bello di quello che c'ha Babbo Natale? Sì. Ah, è più bello? C'hanno tutti l'albero più bello di quello di Babbo Natale. Sì. Infatti io questa sera aspettavo il mio amico Giuliano che mi portasse delle cosine da mettere nell'albero, come queste creazioni. Vedi, guarda bella, no? Mica l'abbiamo perso. No, non lo troviamo, speriamo che dia qualche notizia, perché siamo anche preoccupati. Eugenia, vuoi salutare? Sì. Saluta pure alle persone care che... Voglio salutare la mia cugina, la mia amica di nome Angie, poi un'altra mia amica di nome Luda e poi le mie nonne. Va bene, va bene. Fa piacere che hai chiamato, io ti auguro tante belle cose a te e a tutta la tua famiglia, e che sia un bel Natale e anche per la città di Marotta. Marotta mi hai detto, giusto? Va bene, grazie di nuovo. Ciao. Ciao creatura, ciao. Ciao. Allora, dicevo, il nostro amico ancora non ci ha fatto sapere niente. Speriamo che ci arrivi qualche notizia, perché io veramente comincio a preoccuparmi. Io posso capire che con le strade qua sono un po' impervie, potrebbe aver anche sbagliato direzione, ma speriamo. Allora, grazie Babbo Natale, il nome non lo vedo, però chi l'ha fatto lo riconoscerà senz'altro. Guardate, carinissimo questo, carinissimo. Pronto, casa di Babbo Natale, con chi parlo? Con Erika. Erika, ciao Erika, da dove chiami? Da Sant'Ippolito. Sant'Ippolito, Sant'Ippolito, cos'è, vicino a Fossombrone circa, giusto? Sì. In quella zona, ci ho portato un sacco di regali. Poi ci sono un sacco di posti, si mangia bene dappertutto, ma Sant'Ippolito ce n'è qualcuno particolare, vero? Mi dicono. La cascina delle rose. Ah, allora sei informata, sei. Quanti anni hai, Erika? Sette. Cosa fai, la seconda? Sì. E ti trovi bene a scuola? Sì. Abbastanza. Senti, gli elfi fanno... Voi dovete smettere di disturbare i bambini che sono contenti di andare a scuola. Senti, gli elfi che ti danno fastidio, a te gli vuoi bene agli elfi? Sì. Salutate un po'. Loro dovrebbero essere di là a fare i pacchi, no? A sistemare, perché è la settimana clou questa. Invece sono qui che guardano, scherzano, eh? Però io gli voglio bene, cosa gli devo dire? E mi dicevi che ti trovi bene a scuola, c'hai una materia preferita? Italiano. Italiano, quindi ti piace la lettura? Sì. Bravissima, bravissima. E alla mattina quando ti alzi cosa fai? Fai subito colazione? Sì. E c'hai un dolce preferito per la colazione, lo vuoi dire a Babbo Natale? Il panettone. E chi te lo fa il panettone? Noi lo compriamo. E cosa c'ha? La cioccolata, la marmellata? Marmellata, perché a Babbo Natale gli piace con la cioccolata, ma gli piace anche con la marmellata. Da sentire, e l'albero l'hai fatto a casa? Sì. E anche te, scommetto, l'hai fatto più bello del mio? Sì. Ecco, lo sapevo. E di che colore è il tuo? Tutto colorato. E la stella è grande in cima? C'è un angelo. Non ho capito. C'è un angelo. Sì, ho capito. In cima ci hai messo la stella o non c'è? Un angelo. Ah, un angelo, scusa, Babbo Natale c'ha una certa età, non sente male.
E il presepe? Il presepe uno l'abbiamo fatto sotto l'albero e uno l'abbiamo fatto nelle scale dalla nonna. Due presepi? Sì. Allora sicuramente hai la casa più addobbata di tutta la zona. Sì. Te aiuti a fare il presepe l'albero? Sì. Ti piace? Molto. No, sono contento. Vogliamo giocare, Erika? Ok. Indovina il frutto. L'arancia. Bravissima. Grazie. Grazie a te. Allora, quando capiti nella zona di Fano, no? Se dici, guarda, io ho partecipato al gioco con Babbo Natale, vieni qui, vai giù da loro all'emittente di Fano TV e chiedi questi portachiavi simpatici, che così ti ricordano tutte le volte che li vedi che hai giocato con Babbo Natale. Va bene? Sì. Vuoi salutare? Sì. Saluta. Ti saluto ai miei compagni di classe e tutte le mie maestre. Sì, e anche a casa, no? Magari un saluto generale anche a casa, va bene? E ti saluto pure Nicola. Va bene. Chi, Nicola? Sì. E che è tuo fratello? Sì. Va bene. Allora Babbo Natale dà un abbraccio più grande a te e a Nicola. E ti ringrazio, grazie che hai chiamato, che sia un Natale sereno e un Natale sereno anche per Sant'Ippolito. Grazie di nuovo, un piacere, grazie. Grazie. Ciao. Arriverà? Non arriverà? Elfo Passepartout, vai ad aprire per favore, magari è Giuliano. Oh, Giuliano! Bellissimo Babbo Natale! Ma eravamo eravamo preoccupati. Tanti saluti. Ma scusa, ma come hai fatto? Cosa è successo? Guarda, è successa una cosa proprio incredibile. Guarda, ho preso la macchina, ma con tanta neve, con il vento, il freddo, mi si è fermata. E quindi nel viaggio, fortunatamente, ho incontrato una renna e c'era un elfo. Chi era l'elfo? E allora adesso è Bussolini. Bussolini? Sì, Bussolini. E lui ti ha dato la strada. Sì, mi ha dato la strada. E ti ha dato anche il cappello perché lo sì, riconosco. Infatti, Bussolini. Bussolini, io gli ho detto scusami, caro elfo, dammi un cappello, un cappuccio, qualcosa. Però io ti avevo detto di passare da Helsinki. Sì. Te da dove sei passato? Da Stoccolma. Ah, te sei passato da Stoccolma? Da Stoccolma, sì. Ecco, ti sei perso? E mi sono perso. E allora, se Babbo Natale ti dice che devi passare da Helsinki, perché te passi da Stoccolma? Perché anche la renna, nonostante che c'aveva il navigatore, si è confusa con la neve, con il freddo, con il ghiaccio, purtroppo è successo così. Ormai tutto bene, sì. Quello che finisce bene. Anche perché noi siamo innamorati della tua scultura. Grazie. E te hai detto ce ne portavi un'altra, certo, ecco, e certo. Dov'è? Adesso la vado a prendere. Come la vai a prendere? La vado a prendere. Oddio, dove l'ho lasciata? Ma che stupido, l'ho lasciata fuori. Ma fuori? Ma che passa sempre un sacco di... Ma ho lasciato la renna fuori, mi è rimasta della renna. Speriamo che non me l'abbia mangiato. Guardate. Adesso il satellite fa il giro. Noi ci rivediamo appena lo risistemiamo e Giuliano spero che non ha fatto tutti questi chilometri che poi gli hanno preso la cosina che aveva portato per noi, perché se no dopo tutti continuano a fare l'albero più bello del mio. Purtroppo adesso mi tocca andare fuori e andare a prendere. Va bene, adesso il satellite cala. Quanto si rialza, te rientri. Va bene? Ok. Vado a vedere la renna perché non so se me l'ha mangiato. Speriamo di no, speriamo. Ci vediamo fra un po'. No, Babbo Natale. Può essere che la renna. Non lo so, perché è fatto un po' particolare. E quindi adesso vado. Ci vediamo. Non perdete il rientro di Giuliano, eh? Non perdete che riporta la scultura, eh? Riporta la scultura nuova per l'albero e dopo ci avrò l'albero più bello di tutti. Mi raccomando, eh? Siamo ritornati.
tornati. Basta, va bene, perché noi giriamo il satellite a mano. Siamo tornati. Approfitto per salutare Martina, di 9 anni, di Marotta. Poi da Senigallia, Jacopo, Riccardo, Michael e Caterina. Ripeto, da Senigallia. E il nostro amico Giuliano è andato a prendere la scultura che ha riportato per abbellire lo studio, l'albero, sperando che la renna non ci ha messo i denti, e speriamo soprattutto che non si riperde, speriamo. Casa di Babbo Natale, pronto? Con chi parlo? Pronto? Con Emanuele. Con? No, non ho capito, perdonami. Con Emanuele. Emanuele? Emanuele. Da dove chiami? Emanuele. Sì, Emanuele, da dove chiami? A Ghilardino. Ghilardino cos'è? Sopra Fossombrone, in quelle zone lì? Eh? Vicino a Fossombrone o giù di lì? O mi sbaglio io? Sì. Da sentire, quanti anni hai, Emanuele? 6. Fai la prima? Sì. Come ti sei trovato in questo primo periodo a scuola? Come ti sei trovato in questo primo periodo a scuola? Hai conosciuto nuovi amici? Cioè proprio sono i pezzi della fila. Da sentire, hai il volume della televisione alto? Perché ti sento male, abbassa la TV. Non ti sento bene. Sì, lo abbassa te. E allora, l'albero l'hai fatto, Emanuele? Dove? Ma Emanuele? Emanuele, l'albero l'hai fatto a casa? Sì. Ed è più bello di quello che ha fatto Babbo Natale? Sì. Infatti io ho contattato un esperto che adesso lo faccio più bello del vostro, così vediamo alla fine chi lo fa più bello. A parte gli scherzi, hai preparato qualcosa a scuola per queste feste? Una poesia, una lettura, qualcosina? No, perché sto male. Ah, stai male? Sei a casa? Quindi devi mangiare le cose calde. Perché mangio la minestrina perché mi fa male la gola. Perché gli elfi, quanto non stanno bene, mangiano sempre le cosine calde. Però siccome gli piacciono tanto, loro dicono che stanno sempre male per mangiare le cose che gli piacciono. Hai capito? Sono furbi. Sono dei furbetti. Vuoi giocare, Emanuele? Sì. Adesso ti facciamo, ecco. Che sport è? Il ping? Sì. Il ping? Il ping? Il ping pong? Emanuele? Basket. Ping pong. Bravissimo! Ping pong. Hai indovinato? Quanto capiti da Ghilardino negli studi di Fano TV, dici: io ho giocato con Babbo Natale, ho risposto bene e devo avere il portachiavi. Ok. Vuoi salutare Emanuele? Sì. Chi vuoi salutare? Eh? Vuoi salutare i tuoi amici, i tuoi familiari? Sì, voglio salutare i miei amici di scuola, la mia famiglia, i nonni e mia sorella Joy che non c'è. Va bene. Emanuele, io ti saluto, ti auguro tante cose belle a te e a tutta la tua famiglia. E saluto anche Ghilardino. Che sia un Natale sereno. Ciao. Ciao, grazie che hai chiamato. Ciao. Ciao amico mio. Niente. Giuliano è arrivato, ci ha fatto stare in pensiero. Si è presentato, si è dimenticato quello che doveva portare. È uscito per andare a prendere e non si fa più rivedere. Io non lo so.
il senso dell'orientamento. Poi ha detto che il cappello gliel'ha dato Bussolin, che quindi è quello che l'ha indirizzato. O si è riperso un'altra volta, o non trova più il pacco, non lo so, o lo sta facendo al volo, perché non capisco cosa sta succedendo. Sono ripreoccupato di nuovo. Voi elfi volete andare a vedere fuori se c'è... Cosa dite? No, come non ci andate? Perché è freddo. E voi ci devo andare io? Io no, io devo uscire adesso. Lo sapete quanto dobbiamo partire noi? Piuttosto, i pacchi sono a posto. Vi siete ricordati che nella carta nera ci va il fiocchetto rosso? E in quella carta bianca ci mettiamo il fiocchetto verde? Allora com'è l'altra volta non c'era? Come mai? Come mai non c'era? E niente, no. Casa di Babbo Natale è pronto, con chi parlo? Sì. Con chi parlo? Pronto? Pronto? Chiamo Sara. Sara? Sara, m'hai detto? Io sono Maria Elena. Maria Elena. E Sara chi è? La tua sorellina? Sì. Quanti anni hai, Maria Elena? Sette. Sette, cosa fai? La seconda? Sì. Da dove chiami? Che hai detto? Da dove chiami? Recanati. Da Recanati. Recanati cos'è? In provincia di Ancona. La città del poeta, giusto? Sì. Non so tutto, ma qualcosina so. Una serata. Mi hai detto che fai la seconda, Maria Elena? Uh-huh. E come ti trovi a scuola? Bene. E c'hai una materia preferita? Sì. E me la dici? Che la sappiamo solo io e te? Qual è la tua materia preferita? Inglese. Non ho capito. Inglese. Inglese, bello, bello. Sapere le lingue è emozionante. Studiale più che puoi. Lo consiglio a tutti i bambini. Imparate le lingue perché è un'emozione incredibile. Incredibile. E l'albero l'hai fatto, Maria Elena? Sì. E scommetto che è più bello anche il tuo di quello che ho fatto io? Sì. Lo sapevo. E di che colore è? Rosso. È rosso? Bello. Sì. Quanto è acceso solo l'albero, fa un bel effetto, immagino. Ti hai aiutato a farlo? Non ho capito. Hai aiutato a fare l'albero? Sì. È bello aiutare a fare queste cose sotto le feste, vero? Sì. Lo sai invece cosa fanno gli elfi? Quando io faccio l'albero mi fanno i dispetti, mi tolgono le palline, me le nascondono. Però io gli voglio bene uguale, io gli voglio bene uguale. Vogliamo adesso giocare? Ti passo la... Ah, dimmi. Okay. Adesso ti passo la mia sorellina. Sì. Pronto? Sara? Ciao! No. Pronto? Caduta la linea, speriamo di riagganciarli. Allora, dicevo, le scatole per le macchinine preparate. Poi le scatole per i palloni preparate. Perché no? Come gli porto? Come gli porto? Non gli posso neanche lanciare dal camino perché mi vanno in giro per tutta la casa. Come gli porto? Ve l'avevo detto. Ma voi mi remate contro. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Pronto? Sara? O Maria Elena? Vogliamo giocare, Maria Elena? Perché ho capito che Sara mi sa non ha voglia di parlare con Babbo Natale. Ma noi gli vogliamo. Maria Elena. Allora adesso giochiamo? Sì.
Indovina il frutto. Il coco. Coco vero. Allora, se passate all'emittente Fano TV, comunque anche se non siete più al telefono ma mi vedete, gli dite che voi avete giocato con Babbo Natale e venite a prendere il portachiavi. Uno per Sara e uno per Maria Elena, va bene? Se siete ancora in linea potete salutare. No, non penso. E oggi... fa le bizze il telefono, fa le bizze. Dicevo, le biciclettine. Passepartout. Oh! Giuliano, guarda, mi hai fatto... Guarda, ti avevo preparato la sedia. Ho freddissimo. Ti avevo preparato la sedia. Grazie, Babbo. Però hai freddissimo. No. C'hai una sciarpa che fa provincia. Lo so. Ma allacciala, allacciala. Ma mi è scappata la renna. Anche un'altra volta. La palla a Bellocchi, che brucava l'erba, quindi correre a Bellocchi. Ma Bellocchi di che posto? I Bellocchi di Fano. Cioè te hai fatto tutti sti chilometri perché c'avevi la slitta, sì, la slitta magica. Perché mi è partita la renna, sì, ho dovuto ricorrere, prendere e insomma. Però, guarda, il consiglio che vi do, se avete una sciarpa bella, grande, calda come quella, bisogna che la allacciate, perché se voi non la allacciate non vi tiene caldo, è inutile. È un freddo boia. Siediti con come me. Come no? Ci mi fai vedere allora la sorpresa? Come no, guarda. Così allora. Perché anche adesso tutti quelli che chiamano, il mio albero è più bello del tuo, Adesso vediamo se questo a Babbo Natale gli piace la mia scultura. Così adesso è inutile che dicono, io ho un albero grande e due alberi piccoli. questa scultura è quasi sprecata per la scrivania di Babbo Natale. No, ci sta bene. È una cosa meravigliosa. Dove bene. La possiamo mettere per farla vedere meglio? Va bene. Allora facciamo, spostiamo un po' di cose senza farle cascare. No? Che meraviglia! Ma che meraviglia! Grazie, non ve la do. No, la tengo io perché loro hanno una sala riunioni. Certo. Hanno detto la vogliamo noi. No. Certo. No, non ci pensare. Adesso io bisogna che ci metto l'allarme perché questi di notte vengono. Li vengono a rubare. Hai piacere di parlare con un bambino che chiama, una bambina? Ma sì, dai, io sì, mi faresti contento. Ma come no? Ci mancherebbe. Adesso se riusciamo. Certo. Perché oggi il telefono fa le bizze. I tecnici sono un po'. Così, sopra le righe oggi. Vabbè, e allora male, dopo. Con la neve, con tutto. È la linea te dice che sì, secondo me sì. Secondo allora, guarda, sì. Facciamo vedere altri disegni. Ok. Belli. I bambini sono fantastici, eh. I bambini sono fantastici, sì. Sono il cuore pulsante. Le mie sono un po' cresciute, però vabbè. E saranno stato il cuore pulsante prima, ma no? Sì. Adesso saranno il cuore pulsante ma per sì, loro. Ma adesso quando mi vedono che ho conosciuto veramente Babbo Natale sicuramente saranno... Però te mi devi promettere, è vero che non ti ricordi perché già sei venuto due volte ti sei perso. Sì. Mi raccomando, non dire a nessuno dove si passa. No. Mi raccomando, no, eh. Non lo dirò a nessuno perché solo io l'ho scoperto e sono solo io quello che ho visto per arrivare qua. Oh, allora, mi raccomando, te a tutti quelli, te dica sei passato per Stoccolma. Per Stoccolma. Per dove? Per Stoccolma. Per Stoccolma. Ecco. Così almeno fanno fatica perché se passavi del Helsinki però non lo sente nessuno. Lo trovavi subito. La prossima volta, vediamo. Io ero contento di farti parlare con un bambino ma la linea oggi è... È un po' disturbata. Ok. Casa di Babbo Natale, pronto? Con chi parlo? Con chi parlo? Pronto? Grazie. Pronto? Dai, pronto. No, sento male. Che cosa? Sono Frattini. Elettra? Sì. E da dove chiami? Sono da Iesi, provincia di Ancona, giusto? Sì. Da sentire, quanti anni hai? Tre. Tre, ma sei una creaturina proprio. Ma già vai alla scuola materna? No. Stai a casa ancora? No.
Al nido, al nido, al nido. lo sai chi è? Hai capito chi è questo mio amico qui di fianco a me? No. Lui è lo scultore che ha fatto queste bellissime decorazioni di Natale, guarda. Ti piacciono, Elettra? Sono belle? Elettra? Riponiamo. Sì. Mi fa piacere, mi fa piacere. Grazie. No, però lo so che non lo faresti, ma non le posso dare a nessuno. Ormai le tengo io per abbellire tutte le cose che ho qui. Va bene. Allora, hai scritto la letterina a Babbo Natale? Sì. E che cosa hai chiesto? Ho chiesto a mamma. No, io non l'ho capito. Non abbiamo capito. Caramelle. Le caramelle? Sì. Ah, buone. Buone le caramelle, ma occhi e dentini però, eh. Sì. A Giuliano piacciono le caramelle. Giuliano, ti piace più le caramelle o le cioccolate? Ma guarda, Babbo Natale, tutte e due. Faccio un po' e un po'. A Babbo Natale piacciono le caramelle, le cioccolate e il torroncino, però quello morbido. Che buono il torroncino morbido, sì. Anche a te ti piace il torroncino morbido? Sì. E dimmi, Elettra, l'albero l'hai fatto a casa? Sì. E di che colore è? Giallo come la neve. Bianco? Come la neve. Ah, bianco con la neve, ho capito. Bello, allora bello. Sicuramente è più bello di quello di Babbo Natale prima delle decorazioni, ma adesso con le decorazioni... Guarda che roba, guarda che roba, che spettacolo. Sì, bello. Mi fa piacere. Grazie, grazie. Elettra, vuoi giocare? Sì. Ti facciamo giocare? Bello. Che animale è? Il maia? Lì? Yeah. Maia lì? No. Bravissimo. Quanto capita negli studi di Fano TV, dici ho giocato con Babbo Natale e devo ritirare il portachiavi. Ci sono questi bellissimi portachiavi. Grazie a te. Elettra, vuoi salutare qualcuno? Sì. Fai pure. Mamma. Mamma. Cristian, mamma e bravissima, brava. Bravissima Elettra, ti faccio salutare dagli elfi. Ti faccio salutare da Giuliano. Ciao Elettra, ciao carissima, buon ciao. Natale. Vi mando un abbraccio. Vi mando un abbraccio. Che sia un Natale sereno e tante belle cose alla vostra famiglia e tante belle cose anche alla città di Iesi. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao. Creaturina, ciao. È bello parlare sì, molto con i bambini. I bambini sono una cosa spettacolare. Sì. Spettacolare. Allora, come ti stai trovando qui? Hai fatto un giretto, visto che ti sei perso, hai visto i dintorni, cosa? È bello. 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 La neve, il freddo. Dove abito io, il freddo ultimamente non lo fa più, è bello, è molto lontano, però è bello, si possono fare i pupazzi di neve, si può giocare con le palle di neve. Ma si può fare lo sai perché è lontano? Perché le cose belle devono essere complicate, venivano tutti subito qui, no? Sì. Ti sembra? Sì, è vero. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Maria Sole. Maria Sole, Maria Sole. Da dove chiami Maria Sole? Non ho capito. Da dove chiami? Da Porto Sant'Elpidio. Da Porto Sant'Elpidio. Lontano? Cos'è? Provincia di Fermo, mi sembra. Sì. Siamo contenti che ci vedi anche da così lontano. Perché noi siamo a Rovaniemi, il segnale arriva a Fano TV e Fano TV lo diffonde per tutte le Marche. Noi siamo contenti
che ci vedete da Porto Sant'Elpidio. Quanti anni hai, Maria Sole? 5. Cosa fai? Vai all'asilo, alla scuola materna? Sì. E hai preparato qualcosa per Natale a scuola? Sì. Una recita, che cosa? Una canzoncina? Ce lo dici? Scusa, non ho... Hai capito? No. Una poesia. Una poesia. Ah, bella. E due righe gliele vogliamo far sentire a Giuliano, che ha fatto tutta la strada per venire... Hai piacere di dire due righe di poesia? Non me la ricordo. Oh, porca paletta. Vabbè, allora, per oggi va bene, però se ci risentiamo ci prometti che ce ne dici due righe, va bene? Sì. Non ti volevo mettere in difficoltà, mi perdoni Maria Sole? Sì. Gli elfi non mi perdonano, spero che te mi perdoni. Sì. Hai una curiosità? Lei si chiama Maria Sole, vero? Sì. Maria Sole, che dovrebbe imparare la poesia. Dovrebbe imparare la poesia. No, ma la sa la poesia, non se la ricorda. Ah, non se, non se la ricorda. Perché sì, è vero, più sì, uno è vero. Studia, poi dopo non sì, si... Okay. Ma la sa, è vero che la sai, Maria Sole? Sì. L'albero l'hai fatto? Sì. E scommetto che anche il tuo albero è più bello di quello di Babbo Natale? Sì. Guarda, stavo in pensiero quasi, stavo in pensiero. Vogliamo giocare, Maria Sole? Sì. Che cos'è? Una sve? Sveglia. Bravissima. Lo so che sei un po' lontano, ma... Se capitate negli studi di Fano TV, dite, noi abbiamo giocato con Babbo Natale e dobbiamo avere il portachiavi. Portachiavini. Che così ti ricorderà per sempre che hai giocato con Babbo Natale. E di loro sono molto belli. Poi anche al tatto, senti, sì, sono simpatici. Sì, molto. Vuoi salutare Maria Sole? Pronto? I tuoi amici, i tuoi genitori, i tuoi nonni, vuoi salutare qualcuno? Pronto? Sì. Fai pure. Mamma e papà. Va bene. Maria Sole, grazie della chiamata. Grazie, ti saluta anche Giuliano. Ciao Maria Sole. Ciao. Tante belle cose per queste feste. Un saluto grande alla tua famiglia e un saluto a Porto Sant'Elpidio. Grazie di nuovo. Questa era l'ultima telefonata perché il satellite... rifà il giro e quindi non ci copre più il segnale. Noi ci vediamo domani. Ringrazio di nuovo Giuliano. Grazie Babbo Natale. È grazie. Stato un piacere. Grazie, un piacere tutto mio. Adesso ti segno nella cartina tutta la strada che devi fare per tornare a casa. Ti prego Babbo Natale, perché sennò io non riesco più a ritrovarti. Vabbè, comunque hai detto sei tornato a Bellocchi. Al massimo da Bellocchi chiedi. Ma ha fatto proprio un volo magico. Perché mi era partita. Giuliano non ci trovava noi, poi da qui è tornato a Bellocchi, che io ho sentito dire, ma non so neanche di preciso. Va bene, comunque, c'è le magie anche te. Sì, sì. Va bene. Grazie e un saluto a tutti. Ciao a tutti.